Ben trovati con Philcam News. Ad una settimana dall'assemblea elettiva federale, a Loutraki in Grecia si è tenuto il 68esimo congresso dell'Unione Europea di Judo. Il presidente in carica, Sergei Slovečić, è stato riconfermato alla guida e con lui è stato rieletto il suo team, con la new entry come segretario generale Ezio Gamba. Franco Capelletti ha lasciato la vicepresidenza ed è stato insignito della carica di membro onorario. Sono stati inoltre premiati gli atleti europei medaglie d'oro a Rio e tra questi Fabio Basile, salito sul palco insieme al presidente Domenico Falcone per riscuotere il riconoscimento della platea. Ho provato a fare una gara a Tokyo, al Grande Slam. Non è andata come volevo sicuramente. Ho sentito una grande tensione psicologica di tante cose che giravano intorno, perché ora è cambiato molto da dopo le Olimpiadi. Ora ho un grandissimo peso alle spalle che sono sicuro che riuscirò a gestire molto bene alla prossima gara e alle prossime grandi importanti avvenimenti. Sono sicuro che ora i miei avversari daranno veramente il 120% al posto del 100%. Questo per me diventa una sfida, quindi a me le sfide mi sono sempre piaciute. Sono psicologicamente pronto a questa nuova vita, a queste nuove sfide. E sono sicuro che porterò anche all'Italia ancora tantissime soddisfazioni, perché ho dentro la mia testa una guerra. Prossimi appuntamenti ancora non c'è molto di sicuro. Sicuramente mi piacerebbe combattere in casa al Città di Roma, così che la mia famiglia può venirmi a vedere, ed è una grandissima cosa per me e anche i miei amici. Dopodiché il mio primo obiettivo comunque è vincere il campionato del mondo nel 2017 a Budapest. Una cosa che mai nessun italiano ha mai fatto a livello senior. A livello under 21 il grandissimo Antonio Esposito ha vinto il primo titolo mondiale junior e io voglio ridare quello mondiale senior. In campo agonistico, ad Uster in Svizzera si è svolto il World Military Judo Championships. L'Italia, rappresentata dal centro sportivo Carabinieri, nella competizione a squadre si è piazzata al quinto posto, mentre nelle gare individuali sono saliti sul podio Eleonora Geri, seconda nella categoria dei più 78, e Matteo Marconcini, bronzo negli 81, al rientro dopo le Olimpiadi di Rio. Ed ora i prossimi appuntamenti. Per il karate, a Monteruscello, sabato e domenica, si svolgerà l'ottavo Open di Campania. Per la lotta, invece, Pisa ospiterà l'evento Sfida il Campione, tra i vincenti della Coppa Italia e dell'assoluto di stile libero e greco-romana. Le 16 finali saranno trasmesse in diretta streaming e visibili sul sito philcam.it. Appuntamento alla prossima settimana quindi con Philcam News.